Ringrazio ancora di vero cuore Don Maurizio, il vicario episcopale per la vita consacrata. Ringrazio tutti i religiosi qui presenti. Ringrazio voi, religiose, consacrate e consacrati, che siete venuti oggi qui, in questa chiesa cattedrale, per iniziare insieme il cammino dell'Avvento. Ringrazio i diaconi, i ministranti, coloro che hanno sostenuto anche il nostro canto, tutto il personale di servizio alla Chiesa Cattedrale che ci aiuta a renderla bella, ospitale, casa del Signore e di tutti noi. Come sapete, quando ho avuto modo di incontrare qui i sacerdoti della nostra diocesi, ho dato voce ad un dolore che ci riguarda tutti e che ha a che fare con la carenza delle risposte alla chiamata del Signore nella vita ministeriale come nella vita consacrata. Ho un desiderio, tutti abbiamo un desiderio e siamo certi che questo desiderio corrisponde al desiderio stesso che il Signore ha per noi. Che questa nostra terra tortonese sia una terra rigogliosa, una terra feconda, una terra dove le risposte alla chiamata del Signore fioriscano in abbondanza. Ci sono due fatti, però, che noi al Signore dobbiamo assicurare. La prima è che ci mettiamo in ginocchio. L'ho detto ai miei sacerdoti, lo dico anche a voi. Dobbiamo metterci in ginocchio, adorare e pregare con fiducia, ma davvero con fiducia, certi che il Signore ci ascolta e che la Sua potenza oggi è presente ancora come allora. Mettiamoci in ginocchio, facciamo mettere in ginocchio le nostre comunità, preghiamo e adoriamo con ardore e fervore. Ma poi un altro fatto: è necessario che stabiliamo una grande alleanza, ministri ordinati e persone consacrate, uomini e donne che rispondono al Signore, amandoci reciprocamente, ammirandoci reciprocamente, ricordandoci reciprocamente. Nella misura di questa alleanza, non solo esteriore, ma interiore, di cuore, saremo fecondi e questa nostra terra fiorirà. Ammiriamoci a vicenda. Voi religiosi, religiose, consacrate, noi ministri ordinati. E noi ministri ordinati, voi, religiosi, religiose, persone consacrate. Aiutiamoci, sosteniamoci, riconosciamo la bellezza reciproca della nostra chiamata. E allo stesso modo, uomini consacrati, donne consacrate, siamo alleati. Amiamoci, sosteniamoci, ammiriamoci. Questa alleanza sarà feconda come il nostro metterci in ginocchio. Perché tutto questo possa diventare sempre più realtà, ci affidiamo ora alla benedizione del Signore, che invochiamo per intercessione della Madonna e di tutti i nostri santi, quelli che ci hanno preceduto e che sono la gloria vera della nostra Chiesa.